Salve a tutti, buongiorno, grazie di essere qua. Sono molto emozionata, non mi aspettavo tanta partecipazione, sono davvero molto colpita. Colpita perché in questa sala c'è la presenza di diversi attori, attori politici, tecnici, vedo la ASL, chi sta in prima linea come gli operatori del pronto soccorso, vedo la dottoressa Lantini, con cui è necessaria una collaborazione. Siamo qua perché? Non perché stiamo iniziando adesso un percorso, bensì perché il distretto, i comuni del distretto che hanno deciso di finanziare con fondi del proprio bilancio, volevano dare continuità ad un servizio che già era esistente, attivo dal 2012, ed è nato con l'allora assessore alle politiche sociali della provincia di Carbonia Iglesias, Luca Pizzuto, che è qua, con cui si è fatto un percorso. C'è stata l'apertura dal Centro per la Non Violenza. Centro per la Non Violenza finanziato totalmente dalla provincia, non è mai stato finanziato da fondi regionali. Il Centro per la Non Violenza era supportato da un accordo di programma sottoscritto dai comuni del distretto, Bugia, della provincia di Carbonia Iglesias allora, perché vi erano i due distretti, quello di Carbonia e quello di Iglesias, le forze dell'ordine e l'associazione Donne al Traguardo. Quindi questo incendio per la non violenza è stato operativo fino a marzo 2016, è stato finanziato anche durante la gestione commissariale, però pian piano i finanziamenti sono venuti in meno e il numero di ore e di attività che si poteva essere svolta nel territorio è stata pian piano ridotta all'osso. Quindi arrivati a marzo del 2013, con la dismissione della provincia, la dismissione totale, il commissario ha detto: mi dispiace, qua non si tratta più di attività ordinaria e quindi è stato impossibile continuare a finanziare questo tipo di attività. Da là sono nati tante discussioni, tanti movimenti attraverso il quale si attestava la necessità di continuare questo tipo di attività nel territorio. Quindi oltre all'attività dei vari comuni, dei comuni del distretto, è stata molto importante un'iniziativa portata avanti dalla Lilit, che vedo qua presente, che salutiamo, che ha supportato una raccolta firme da parte della comunità e sono state raccolte tante firme. Poi siamo arrivati ad una conferenza di servizi durante il PLUS, durante un incontro del PLUS in cui il Comune di Sant'Antioco ha dato la disponibilità diventare ente capofila di questo tipo di attività. E ci troviamo qua, adesso si inizia un altro tipo, si continua il percorso organizzato in modo diverso, organizzato grazie, l'attività verrà svolta grazie al servizio dell'associazione di volontariato Donne al Traguardo. Donne al Traguardo perché? Perché affiliata al 1522, è sottoscrittore dell'accordo di programma del protocollo di intesa che era stato stipulato in occasione dell'apertura del Centro per la Non Violenza. È Donne al Traguardo perché dal 2001, in seguito ad una chiacchierata tra amiche ed un mal di pancia di una di queste amiche, ha iniziato a svolgere tutta una serie di attività nel territorio regionale rispetto alla non violenza. Ad oggi ha in gestione diversi centri d'accoglienza, diverse case rifugio, poi la Silvana Megoni ci illustrerà le loro attività. Che cosa è accaduto? Che Donne al Traguardo ha fatto una proposta al distretto dicendo: noi
possiamo e vogliamo continuare a garantire questo tipo di attività in questo territorio, quindi diamo la nostra disponibilità a svolgere la nostra l'attività di volontariato presso questo territorio. Infatti le quote che sono state versate dai comuni sono delle quote per rimborso spese, quindi non c'è il pagamento di una prestazione, ma è stato fatto quello che anche la legislazione regionale richiede, ossia che la RAS valorizza percorsi autogestiti dalle donne, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative che abbiano come scopo primario la lotta e la prevenzione alla violenza. Quindi i soggetti autorizzati, tra virgolette, in termine, a svolgere questo tipo di attività nel territorio sono le associazioni di volontariato, che all'interno devono comunque avere del personale qualificato affinché il percorso di supporto alla vittima di violenza sia un percorso personalizzato e supportato da specialisti. Ed è una cosa molto importante, perché non si può lasciare solo alla buona volontà questo tipo di attività. Per quanto riguarda le nuove attività, le attività che verremo a svolgere, il mio desiderio, il desiderio da operatore, da mamma, da donna, è quello di pensare non solo ad un supporto delle donne vittime di violenza, ma una divulgazione della cultura della non violenza, partendo dai senza distinzione uomini, donne, bambini. E infatti la locandina ci riporta a questo: non si parla solo di donne, ma si parla di uomini, donne e bambini, soggetti da cui è costituita la nostra società. Mi ha fatto riflettere un errore che è stato commesso quando abbiamo fatto le varie modifiche alla locandina. Nella prima l'uomo aveva lo slogan "il silenzio lasciamolo andare", quindi i palloncini volano nell'aria e li lasciamo andare, e il signore aveva il logo con lo stemma con il numero verde. Invece nella seconda locandina non c'è, ma non è stato fatto di proposito. E ho riflettuto su una cosa ieri notte, mentre pensavo che, come al solito, non mi ero preparata a nessun discorso, guardando la locandina ho riflettuto che questa potrebbe essere l'occasione per aiutare anche gli uomini a parlare, e chi più delle donne, che per genetica sono delle persone accoglienti, possono aiutare e supportare gli uomini nel parlare, accettando le differenze dei due sessi. E forse da lì si deve partire, l'accettazione della differenza.